e quindi con le nostre sigle. E poi ci andiamo a cena. Maxi, ciao Alberto Polinori e ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Barça Italia. Si è conclusa questa agonia per quanto riguarda il Barça, ovvero questa agonia della Liga targata Real Madrid. Ormai il titolo i Blancos l'hanno conquistato e la prossima giornata, nell'ultima, gli unici fari puntati saranno quelli, per quanto riguarda sempre il mondo blaugrana, rivolti al trofeo Pichichi, in cui Messi ha la possibilità di essere solo al comando in questa speciale classifica di tutti i tempi. Potrebbe vincere questo trofeo per la settima volta e balzare al primo posto in assoluto senza condivisioni. Per farlo deve cercare di fare meglio di Benzema. Per ora stanno 23 per l'argentino, i gol sono, e 21 per Benzema. Vedremo nell'ultima partita questa sfida a distanza come si concluderà. Per il resto il Real Madrid si è laureato campione fondamentalmente per tre motivi. Il primo è la bravura del Real Madrid, bisogna sempre riconoscere i meriti quando l'avversario vince. Per demeriti del Barça, ha avuto una discontinuità molto importante, è peggiorata la squadra senza alcun ombra di dubbio da quando c'è stato il cambio in panchina Valverde Setién, lo dicono i numeri, soprattutto legati alle sfide che il Barça ha fatto contro le grandi. Praticamente non ha mai vinto, anzi non ha mai vinto, e perciò uscito dalla Copa del Re e abbandonato il campionato, la vetta della classifica che aveva in condivisione, in compartecipazione con che divideva la vetta con il Real Madrid ai tempi in cui fu esonerato Valverde, che ripeto per l'ennesima volta non era adatto come allenatore per il discorso della filosofia offensiva che il Barça ha nel proprio DNA. Ma per quanto concerne i campionati, due campionati su due conquistati sulla panchina azulgrana, e mentre Setién comunque non è riuscito a far dare il meglio alla squadra. E ricordiamo anche che comunque Valverde nella sua carriera è stato più competitivo rispetto all'ultra sessantenne Setién. Il terzo motivo è stato quello del VAR. L'abbiamo detto più volte, l'abbiamo marcato, ma una grande squadra come Barcellona non può assolutamente appoggiarsi su queste cose. Non capisco alcuni giornali, tra tutti sport.es, che praticamente fa una crociata ancora oggi cercando di non mettere in luce tutti gli errori fatti da Barça, meno il mondo deportivo, e addirittura c'è in alcuni contesti sembra proprio che come si dice a Roma, stai a rosica e cerchi di tutto, fai di tutto per oscurare questo successo del Real Madrid, così diventa anche patetico a mio avviso mettere che Messi ha vinto 10 volte la Liga contro le 5 Real Madrid nel periodo in cui c'è stato Messi. Ma adesso in questo momento, quando si perde alcune cose, forse è meglio metterle da parte, perché
si dà più soddisfazione agli avversari, tutto qui, e poi non c'è sportività. Invece, appunto, questa squadra non va, quella del Barcellona, è sotto gli occhi di tutti, ci sono mille difficoltà e occhio, occhio alla Champions, perché sulla carta mancano solo 4 partite, ci si può laureare campioni d'Europa, ma la strada non è lunga, ma è lunghissima, perché in questo momento il Barça non è una squadra, deve veramente rifondare tutto. In questo momento ovvio che scarseggiano gli allenatori, ma continuare con Setién anche in queste 4 partite della Champions non so quanto possa far bene proprio al gruppo, ma in queste 4 partite sinceramente non vedo le alternative, a meno che l'allenatore in seconda prenda il suo posto, ma sarebbe un'altra scommessa perché comunque non ha la minima esperienza. Detto questo, il Real Madrid ha raggiunto il Barcellona nel totale dei trofei vinti, e mentre nei classico, grazie alla vittoria di quest'anno, è ribalzato in testa con un successo in più, sempre per quanto riguarda i totali. Questa è la sfida, la super sfida Barcellona-Real Madrid, che non finirà mai. E Messi contro Sergio Ramos, Messi il bomber del classico, era Sergio Ramos l'uomo che è sceso più volte in campo. Anche ho scritto un articolo su questo oggi proprio sul sito Passione del Calcio, e poi adesso ripeto, fare i puntati ormai quel che è stato fare i puntati dell'imminente per l'ultima giornata, dove comunque è importante cogliere questo obiettivo, per far cogliere questo obiettivo a Messi. Anche la squadra deve giocare bene, deve cercare di fare bene, non è che Messi scende solo in campo. E poi ci sarà modo e maniera per analizzare il cammino verso il ritorno in Champions League. Un saluto a voi tutti, forza sempre, forza Barça, visca Barça, visca la Catalogna, visca la Peña Blaugrana di Roma, visca Roma. E ciao a tutti gli amici culé in questo giorno veramente triste. Non si può giocare così male, non si può mettere uscire una formazione così allo sbando. Non si può, non si può. Purtroppo non ci siamo. Setién si è giocato un jolly, vediamo se la direttiva ne dà un altro. Come probabilmente credo che glielo dia, però non è detto. E credo anche che molti giocatori siano fuori forma, siano veramente a fine ciclo e i nuovi non riescano proprio a inserirsi. E ti dirò di più: onore al Real, onore all'Osasuna che ha fatto la sua partita. Bravo Real che ci ha creduto, è stato cinico, pratico. Ed è stato fortunato e anche aiutato dagli arbitri. Comunque, bravo, bravo Real. Noi molti esami di coscienza e ci attende una Champions che se non ci mettiamo in riga. Eccolo anche il nostro Galletti, ci eravamo Ecco, dimenticati il Antonio gallo Galletti da canta, il Bologna, gallo cantò. che quando ha cercato di fare i complimenti a Real Madrid la voce gli si strozzava pur E non riusciva a vabbè, farlo. perché è È cavaliere. un cavaliere, un cavaliere. Allora, avete sentito anche Stefano Rizzo? Io direi, Alberto, che possiamo chiudere qua. È l'una e 13 per chi poi ascolterà in podcast. Dove ascoltare il podcast? Su radio romafutura.it, su Vabbè, quello che Spreaker.com. diceva Stefanito ha fatto soltanto una riflessione di tutti i fatti successi in questo ultimo periodo Eh sì. soltanto.
E ovviamente la pagina Facebook della Pegna Blaugrana Roma, la pagina Instagram della Pegna Blaugrana Roma, la pagina Facebook di Radio Roma Futura, di Radio Barza Italia, la pagina Instagram di Radio Barza Italia o chiocciolina Blaugrana Roma, chiocciolina Radio Barca Ita, chiocciolina Radio Roma Futura per quanto riguarda Twitter. Quindi avete tutta la possibilità di as ascoltare il podcast. Io vi ricordo che chi non ascolta il podcast o la diretta diventerà, che possa diventare mezzo merengue e mezzo perico. Quindi fate attenzione, ascoltate, se no diventate mezzo merengue, mezzo Un perico. transformer diventa. Esattamente. Alberto, diamo la buonanotte a tutti. Esattamente, torniamo giovedì prossimo, vediamo gli avvenimenti di questa settimana prossima, che succede, che lascia di succedere. Esattamente, esattamente. Vediamo un po' la partita contro l'Alavés, il Barça B che si gioca i playoff per accedere alla seconda, tutto nel domenica, e vediamo un po' come andrà. Speriamo bene di raccontare la settimana prossima buone notizie. Inoltre già il Huesca già è in prima divisione. Quindi dopo il Cadice anche il Huesca. La settimana prossima tornerà anche Andrea Fabiani con la rubrica Una maglietta per una stagione. Bananiet Adamo, visca il Barça, visca Catalunya, visca Roma e la Pegna di Roma. Arrivederci! Hasta el jueves, ciao. Genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Ha marcato il pistolero uruguayo Alberto. Bravo Charrúa, seguí así siempre. És un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Estem d'acord, estem d'acord. Una bandera ens agirem. Avança, avança, pares.